La buona scuola. È così che il Premier ha intitolato la sua ricetta per le scuole italiane. Non l'ennesima riforma, spiega in un video che accompagna le linee guida, ma un patto educativo. Se noi saremo in grado, nei prossimi 12 mesi, di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi 20 anni. Allora costruiremo un'occasione di bellezza educativa per i nostri figli e anche per le famiglie, che spesso vedono nella scuola non più un luogo dove stare sicuri, ma un luogo di preoccupazione. Pochi discorsi, concretezza. Il governo si dà un anno di tempo per rivoluzionare la scuola, riportarla al centro anche della politica. Linee guida riassunte in 12 punti che saranno al vaglio di tutti coloro che vorranno partecipare alla rivoluzione. Una grande campagna di ascolto di 2 mesi, dal 15 settembre al 15 novembre, perché ogni studente ci dica insieme alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua associazione di che cosa vuole parlare nella scuola italiana. Ai primi posti un piano straordinario per assumere 150.000 docenti a settembre 2015 e chiudere le graduatorie ad esaurimento. Poi il passaggio a docente di ruolo solo per concorso a partire dal 2016. Noi diciamo basta ai precari e alla supplentite, però bisogna anche avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. Stop quindi alle supplenze grazie al piano di assunzioni, dando così continuità didattica agli studenti. Ma per gli insegnanti non finisce qui. Novità sugli scatti. Ogni 3 anni 2 professori su 3 avranno in busta paga 60 euro netti al mese in più per premiare qualità, formazione, contributo al miglioramento scolastico e poi formazione continua obbligatoria. Più trasparenza. Online dal 2015 i dati di ogni scuola e coinvolgimento di presidi, docenti e studenti per individuare e poi abolire le 100 procedure burocratiche più gravose. La buona scuola del Premier prevede anche piani di coinvestimento per portare a tutte le scuole la banda larga veloce e il wifi. Portare musica e sport nella scuola primaria e più storia dell'arte nelle secondarie. Rafforzamento poi del piano formativo per le lingue straniere a partire dai 6 anni. Competenze digitali nella prima, piano Digital Makers nella secondaria e principi di economia in tutte le secondarie. Rivoluzione a tutti i livelli, insomma, per gli istituti tecnici e professionali, alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni per almeno 200 ore. Infine, la stabilizzazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e attrazione di risorse private attraverso incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche. E poi, con la legge di stabilità, cioè il bilancio dello Stato, mettiamo più soldi sulla scuola, perché mettere i soldi sulla scuola non è un costo, è un investimento per i nostri figli, per il nostro futuro, per l'Italia. Chi vuole bene all'Italia vuole bene alla scuola. Poi, a partire da gennaio, i provvedimenti normativi perché il 2015 sia l'anno in cui si inizia a fare sul serio, ma non ripartendo come sempre da capo, provando a cambiare la nostra mente e mettendo la scuola al centro dello sviluppo dell'Italia che verrà.